Gianni Colacione per Liberi TV, siamo in compagnia del senatore Marino Mastrangeli del Movimento 5 Stelle. Sappiamo la posizione del Movimento 5 Stelle, abbiamo anche sentito dei militanti che peraltro stanno aspettando Beppe Grillo. E vogliamo chiedergli una cosa particolare che abbiamo letto, una piccola polemica che c'era sulle sue troppe comparse in TV, se non sbaglio anche da Vespa, Porta a Porta, e pare che la cosa un pochino avesse fatto stranire un po' i vertici del Movimento 5 Stelle, è vero oppure no? Troppe forse per i gusti di qualcuno, ne ho fatte 4-5, in tutta la mia vita ho 41 anni, mi sembrano poche, no? Troppe, prima di tutto. Seconda cosa, ho deciso, guardi, proprio da oggi formalmente di iniziare una battaglia per il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione che recita: tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero con lo scritto, la parola e ogni altro mezzo di diffusione, quindi anche la televisione. Di conseguenza direi che anche nel gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle si possa rispettare l'articolo 21 e quindi si possa tranquillamente rilasciare anche interviste giornalistiche, quello che io ho fatto in questi giorni. Quindi possiamo dire di aver fatto un piccolo scoop che comincia una battaglia interna all'interno del Movimento 5 Stelle per il rispetto di questo diritto di manifestare. Sì, dai, hai fatto uno scoop anche se già stamattina l'ho annunciato in diretta al TGcom 24, ma comunque lo faccio molto serenamente e senza polemica. È, diciamo, una battaglia politica importante perché siamo comunque 163 parlamentari che magari a molti di noi non interessa rilasciare interviste giornalistiche televisive, ma sono sicuro, perché li conosco tutti, ho parlato con tutti, a molti invece interessa, però non tutti hanno il mio spirito di intraprendenza. Io nel passato facevo il poliziotto, andavo a prendere i mafiosi alle 3 di notte dentro casa, quindi puoi capire che non ho paura di niente e di nessuno, quindi il coraggio non mi è mai mancato, e quindi anche in questa battaglia senza nessuno spirito di polemica voglio riuscire a ottenere questo rispetto dell'articolo 21 anche nel nostro gruppo parlamentare, e sono sicuro che penso mi basteranno pochi giorni per riuscire a vincere questa battaglia. Peraltro il senatore Mastrangeli ci ha detto in TV che lui è un pendolare ciociaro, fa spesso su e giù col treno. Sì, tutti i giorni 2 ore e mezza ad andare, 2 ore e mezza a tornare, di autobus e di treno, infatti ho anche l'abbonamento per l'autobus, mi muovo solo con gli autobus e mi trovo molto bene. Senta, ma si addormenta come crimine in prima classe? No, in prima classe non esiste la prima classe nella tratta Cassino-Roma, solo sui treni che arrivano da Campobasso. L'ho detto apposta. Solo sui treni che arrivano da Campobasso, l'ho presa una sola volta perché non c'era nemmeno spazio per stare in piedi, e allora sono andato in prima classe in una sola volta in 2 mesi. Grazie al senatore Mastrangeli. Grazie a te.